Ma se io tocco qui? Ah no, niente, hai sigillato il puzzo e basta. Senti, fammi finire Notre Dame qua. Tomba dove vado? A tomba vado sotto. Sì. Oh, ma aspetta, ma visto che ho 28.000 anime e un tomo di un piromante espulso? Ma non è il caso forse di andare a puzzare? Andiamo a vedere chi è arrivato qui. E questa volta chi sarà morto nella mia casa mentre io non c'ero? Chi si è ammazzato? Chi devo sposare? Che ogni volta che me ne vado fate un casino. C'è su niente? Assurdo. Pazzesco. Cioè, sibaritico oserei dire. Non vi sono alcun tipo di novità. Pazzesco. Welcome home, Ashen One. Speak then. Very Avanza di well. livello. The Donares, untouched grazie per la tier 1. darkness Benvenuto within. come se fosse un nuovo Polier. Sì, per forza. Grazie a Vironch Acknowledgement per il from these nono. Poli è nato il softened nostro uomo. Lo chiameremo stones. Wolmir. Posso fare solo un livello? No, perché basta che Farewell, scoppio qualche Ashen piccolo One. snack. Qualche snack sibaritico. Scoppiando snack sibaritico facciamo due livelli. 10.000? Are you crazy, brother? Allora facciamo tre livelli. Grazie a snack sibaritico. Anzi, capo. Anzi, Welcome, husband. capo. Very Facciamo well. due livelli sibaritici. Then take. Facciamo due livelli sibaritici. E facciamo. Questo me ne serve tipo altri tre per sbloccare un altro slot. Bro. Armonizzo e fede. E intelletto, dai. Armonizzazione e intelligenza perché voglio sbloccare il quarto prima della fine del gioco. Fermo restando che il gioco penso sia piuttosto lontano. Devo pareggiare tempra. Poi con. Oh, è tornato grande ladro! Tu hai rubato. Ma qui c'era Orbeck? Tu hai rubato. Tu hai rubato. Tu hai rubato. Armatura di Forlorn. Oh, hello. You've come at a good time. It took some prowling, but I finally made a Sono score. qui apposta. Go on, have a gander. Have a gander. You can keep the ring as. Sta zitto, dai. Bro, non c'è niente. Cosa hai trovato poi? Hai trovato qualche arma, la spada tipo bastarda, capito? Non. Ho il pugnale da bandito. Una picca da guerra. Che è che non hai? Spada bastarda, ho visto un video di un tizio. Della spada bastarda, di uno che fa tipo TikTok. Spada lunga, spada bastarda. Sveinhanda! Spada curva da cavaliere del sacerdote. Stocco lungo. Mazza, picca, lancia, falce, arco. Ehi, devo fare la build arco. Sì, devo fare la build arco io 100%. Capo, vai in missione pure. Non me ne frega più un Goodbye. cazzo di te. No, non è vero. Però, non mi interessano le tue armi. Io ho già la mia. Spada di Irithyll! Bro, io vado a Irithyll con la spada di Irithyll e vengo da Irithyll. Ci sarà un easter egg. 100%. Easter egg sibaritico. Non è possibile che non vi sia un easter egg. Detto ciò, qua non c'era mica Orbeck. Si è cagato Orbeck che quell'altra mi ha detto di ammazzarlo, eh. Mi sono ricordato sabato che ho. Venerdì che ho. Aspetta. Speak thy honorable, our lord and lead. Knowest thou she is hollow? Tu vuoi che io faccia sesso con lei? Ho parlato con. Il mio testimone Luca, che saluto, che si starà vedendo anche questo VOD, anche se a distanza di un mese. E a parte che mi ha detto che la sua quest preferita è quella di sta tizia qui, mi ha detto la mia quest preferita è questa. Questa qui. Di questa. E gli ho detto anche a me sta intrigando veramente tanto, sta quest qui. Fatto di sposare la tizia, Orbeck, eccetera. E lui mi fa, senza farmi spoiler, mi fa: a che punto sei? E io gli ho detto: guarda, mi ha detto che devo sposare una tizia. Ah, è ancora qua, eh. Mi ha detto che devo sposare una tizia, che ho scoperto chi è, e poi
di ammazzare Orbeck. Io sono andato da Orbeck, gli ho parlato e Orbeck mi fa: Fra, ma perché uccidere la gente? Cioè, nel senso, ma non mi sembra il caso. Perché ogni kill c'è una... c'è un seguito. Per ogni morte vi è un peso, un fardello. Non, me l'ha detto appena dopo che ho parlato con la tizia che mi ha detto di ammazzarlo. Quindi lui lo sa. Lui sa. Lei sa e lui sa. C'è una combutta ai miei danni. Io sto ancora elucubrando nell'ombra. Ma attualmente... Back again, I see. I suppose this means you're after sorcery. No, tu mi devi dire perché non ti devo ammazzare di botte, visto che in cambio mi danno Anri. Ignora. Continuiamo a far finta di niente, Orbeck. Gli incantesimi di Orbeck e Irina. Ma che ci vado agli archivi del duca io, eh? Ci sto andando. Ah, there you are. Tu sei un bomberzi, tu sei mio padre. I am pleased. Stesso elmo che abbiamo droppato poco fa. Per forza, dai, Tomo. I'm afraid I cannot accept this. This pyromancy tome is dark and delves into the depths of men where an untouchable flame resides. I cannot comprehend this myself, let alone teach it to you. It is a spell forbidden in the Great Swamp, and nearly everywhere else too. Only one terribly afflicted or burdened by deep sorrow could begin to understand this. Devo trovare Nanni. Devo trovare uno in condizioni critiche, Nanni. If you seek power of the lands of the Lord, the whole, at least the place. È sempre la stessa frase. Devo trovare un disperato. Dove lo trovo un disperato? Dove cazzo lo trovo? Ma glielo devo dare a lei? No. Oh, champ, do you wish? Buon'anima lei che si assorbe la merda per conto mio e non gli imparo nemmeno i miracoli. Cioè, a parte che la fiamma è diventata straforte, ma vabbè, perché mi hanno droppato 12 miliardi di piromanzie in giro. Ma c'è un altro NPC. Vediamo se ho titanite scintillante. C'è un altro NPC in giro che mi insegna la fiamma oscura. Buon'anima, capo. Io lo faccio sempre, anche se non mi ricordo di aver preso fiaschette. 8 e 3 va bene. 4 e 3, 8. Che botta di culo. Più 1. Spada più 4. Spada più 4. Insomma, 172. Io devo trovare un'arma che scala in intelletto e fede. Non sono sicuri. Forse solo intelletto. Comunque devo trovare un'arma che diventa magica. Aspetterei ancora perché questa mi piace. Però mi sa che non durerà in eterno sta spada, eh. Perché per essere trovata all'inizio del gioco non credo che sia una di quelle. Finisce così quindi la mia gita? Quanti livelli mi devi fare te, sorella? 17 16 e 7. E là, ma magari il bomber mi può dare l'arma dell'ancella angolare. Angolo di Farenz. Ah, su. Stare zitto. Questa era una bomba, zi. Però questa vuole l'anima dei diaconi. Questa piromanzia scoperta dall'abisso, nell'abisso dal signore supremo Wolny, che respirò le arti oscure dei guardiani della cripta, emette una fiamma nera ondulata sul terreno. Tutte le tecniche che violano l'umanità stessa, che si tratti di stregoneria o piromanzie, portano lo stesso risultato. In esse nasce infatti una volontà propria.
Scusa, ma è sprecabile. Ah no, eccola. Sprecabile. Una spada sacra corrosa dall'abisso. Quando Walnir cadde nell'abisso, un grande terrore dell'oscurità lo colse. E per la prima volta egli chiese pietà agli dèi. Questa sacra spada e i braccialetti rubati alle spoglie dei tre chierici gli diedero il conforto che cercava. Abilità ira degli dèi. Pianta la spada a terra che emette una tremenda onda d'urto. L'ira di chi è stato inghiottito nell'abisso è una cosa invero temibile. Vuole 13 di forza, 13 di destrezza e 13 di fede. Merda, parte da 151 questa, eh. Però qua devo sceglierzi. Cos'è sta roba? Pugno demoniaco? Il pugno di quello di prima. Che figo. Bro, non lo so. Perché queste le avevo già lette, no? Perché questa qua richiede, penso, due mani, essendo spadone. Sarebbe molto una merda. Già, a me non fa impazzire lo spadone. A me piace molto la spada singola. Però se devo scegliere, devo scegliere spada o piromanzia. Una fiamma nera ondulata nel terreno. Bro, sembra proprio figa questa, cioè, capito? Sembra veramente figa. Io mi faccio tentare per ste cose. Raga, odiatemi perché magari questa, cioè, anche questa sembra bella. L'ira degli dèi, bro. Cioè, l'ira degli dèi è l'ira di chi è stato inghiottito dall'abisso. Cioè, è una bomba. Però zi, questa magari fa cagare, che è la mia lore. Teach me. Teach me, mate. Teach me. No, spero di non aver fatto una cacata, raga. Una schegge d'osso. Armonizza. Togli sasso. Metti cazzo. Burn! Porco Dio. Merda, roba che ammazza un NPC! Bellina, 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 eh? Ne, bellina, ne. Non so perché mi è uscita così in bergamasco. Lord, grazie per il mesimo portante di tutti, si va a ringraziarti. E grazie anche a Giaci per i 13 mesi, bentornato. Però non toglierei vomito. Io toglierei sputo multiplo. Che non è male sputo multiplo, eh? Però vomito è vomito, cioè, vomito sasso, è sasso vomito. Quando cazzo ti sbagli? Ma perché sono andato qua? Poi andiamo da grande Tremors. Un dad di qua io. Dai. Perché l'ho anche già, mi sembra di averlo comprato in cambio di un'anima, il vomito, no? Sì, l'anima di un demone era sempre, mi sa. Quindi deve essere per forza più forte delle altre. Certo che avrei potuto scoppiarmi un altro paio di snack prima di andare in giro con 10.000 anime, però va bene. Ora, il puzzo non deve essere mai più infranto. Facciamo
queste due zone qua. E dobbiamo cercare Horace. Oddio! Oddio! Hai visto dove sono? Merda, ma insegue! Merda, ma insegue! Ma smettila però, mi sto appena alzato, coglione! Ci muoio, raga, sto tipo di nemico qua comunque è insano, eh! È proprio forte! Comunque qua dovrei rimanerci un po' a farmare le titaniti per portare su l'arma a più 58, eh! Guardate un po'. Guardate un po'. Perché c'era una freccia? Come va a schivare i colpi, il merda? Me ne raccolte lo stesso, però. Eppure c'era una frecciola. Bro, veramente. Io penso che... in un videogioco From tu possa tranquillamente considerarti tra i nemici più forti vanilla che abbia mai trovato. Cioè, non mini boss, non simili. No, ma... ma poi torna in vita una volta, cioè, che vuol dire? Già è fortissimo, poi torna alla vita. Se ti rendi conto che mi cerca? Che l'è nascondino? E poi ha due vite, cioè, capito? E come Sekiro, Shadow Die Twice. No, Die. Shadow Die Twice. Io non li capisco. Bro, io non li capisco. Io non li capisco. Non comprendo. Era qui, forse lui fa muro, fa capo a un muro invisibile. Io non riesco a comprendere la loro meccanica. Ovvero non riesco a capire. Lui mi ha portato fino a qui. E qua è dove l'ultima volta... di là. È di là. Mi hai rotto i coglioni.
Boh, sì, non la so come si fa, Dio caro. Mi hai rotto il cazzo. Mi hai rotto il cazzo, obiettivamente. Rotto il cazzo. Tutto, del tutto, eh. Sono una persona abbastanza paziente, io. Tra te e questi tizi qua, veramente, cioè, in sto posto ci sono quelli svegli e quelli stupidi. E tu fai parte del secondo girone. Tanto lui non è morto. Perché c'è un granchio? È il negromante. Sono quelli che tengono in vita la gente. Ma perché c'è un granchio? Cioè, vabbè. Sono quelli che tengono in vita gli skeletons. Cioè, vicino a loro rimangono in vita. È come Dark Souls 1. Fanculo! Oh, Poli! Ma sbaglio o non c'è la palla? Dov'è la palla di scheletri? La palla di scheletri. Ragazzi, non sto capendo un cazzo. Dove è andata la palla di scheletri? Allora, le cose sono due. O il ma... I maghi di merda gestiscano sia i res. Vedi? Vedi? Che i maghetti del cazzo gestiscano le resuscitazioni, vabbè, i res dei nemici e l'eventuale presenza delle palle. Bro, li ho uccisi e i nemici muoiono. I nemici muoiono. Io però ho una serie di problemi qua. Bro, se io cado qua, io sono morto. Dopo pochi attimi. Devo sistemare la faccenda prima. Poi mi sarà concesso cadere. Bonwill e quei tizi lizi. Mettiamo letteralmente insieme i due peggiori miei nemici di sempre. È come mettere nella stessa stanza Che Guevara e Fidel Castro. Non che siano miei nemici, ci tengo a precisare, ma che per molti sono... Non te l'aspettavi l'attacco in volo, eh?
Ehi là! Hola Chile! Subire angherie dalla merda non ci sto. Dai, alla Cile! Madonna, buon Will e tizi che saltano in avanti. Sei una buon Will diversa tu, eh. Non fare tanto il figo. Questa spada di veleno, fuoco, sangue, gelo. Io ragazzi ho solo un enorme problema. Ovvero io non so se si può mangiar pasta a mezzogiorno. Io non so se si può. No, il mio vero problema è... è veramente uno, a parte gli scherzi. Non so dove potrebbe essere Orace. Di qua non vi è nulla. Provo a rifare la strada dall'altra parte, vediamo se trovo qualcosa. Non mi viene in mente dove cazzo di che... Ah, a zone ho aperte ancora lì. Quindi provo a rifarla da qua. Grazie mille Benz, Benzoli, grazie mille per il quarto mese, bentornato. Grazie a Zlatan per il quinto, bentornato Zlatan Antibus. Grazie a Zadde per i 7 mesi, welcome back. E grazie a Barba per i 13. Ciao Barba. Grazie caro, grazie. Proviamo ad andare dalla parte dove inizialmente non sono andato. Cioè sono andato subito di qua per andare dall'altra parte. Ok. Ah no, la leva è già andata. La leva è già andata. Sa che se la palla scende la prima volta la perdi la leva. Di qua ci sono già stato. Fammi fare un test ora che ci penso. Fammi fare un test.
Ok, no. Lui non apprende. Lui tiene in vita le palle. Lui tiene in vita le palle. E i nemici. Lui tiene in vita le palle ai nemici. Di qua c'è... cosa? Raga, so che sembra una follia e anche un po' saccente ed supponente, ma secondo me... Non è qua, Orace. Oppure l'ho fallito la quest. Perché sono andato verso la valle boreale lì, Ratil. Mi è venuto un'idea di dove potrebbe essere Probopass lì. Però. Perché lei, io adesso non voglio vertincare perché non me lo ricordo, ma mi sembra che disse... oh, che... lui era andato tanto in profondità. Madonna! Cioè, rompere le palle mi dà le schegge d'osso? Io penso che lui sia andato in profondità. E sia caduto nel ponte traballante e sia andato sotto là. E il tizio che io vedo con l'ascia e, lo scudo, in realtà è lui. Quindi io devo andare nel lago ardente. Sotto là. Very well, then taken. Can't touch me. Can't touch this. Mi metto ancora l'armonizzazione perché la voglio portare al livello successivo. Sono andato oltre ed è andato alla valle boreale. Che cazzo mi ha detto? Lei mi ha detto: ti lascio in giro i pezzi di puzzo. In modo tale che... io riesca a... è nella stessa zona, zì, ma dove cazzo è? Bro, non ci sono altre vie che non ho esplorato nelle catacombe. Non ce ne sono altre. Ci ho trovato anche sta roba qua. Io ho la sensazione proprio di non aver visitato una porta, tipo.
si possa nascondere dietro un muro invisibile. Bella domanda. Grazie, Barba. Bella domanda. A parte che per andare al lago ardente non devo andare di qua. Ma... senti, ho mille anime, lasciamoli lì. Fammi vedere... perché c'era un tizio che io vedevo... dal ponte, però il ponte è di là. Giusto? Aspetta, fammi capire a livello geotermico. Allora, il ponte è... merda, il ponte è dalla parte opposta. Il ponte è veramente dalla parte opposta. Cioè, ragazzi, lì sotto è la parte con... è la continuazione. Però, bro, Orace non c'aveva la lancia. Piano. Piano tutti. Fermi tutti. Io ho una cosa scritta in questo quadernetto. Io ho scritto che entrambi stanno andando a Eritil. Quello lì non è Oracezi. Che entrambi stanno andando a Eritil. Ce l'ho scritto. Senti, tra virgolette non è progress a livello di nuove zone o roba del genere. Quindi io provo a procedere nel lago, perché il pensiero che mi sono fatto è, non è che magari Orace è andato a Eritil? Non è un pensiero impossibile alla fine, no? Se ci pensate, ha passato il puzzo. Fammi vedere cosa c'è dentro là. Il cazzo, dentro là c'è il mega serpente della minchia dei cazzi. Bocca al lupo, ucciderlo quello. Cantante di Osporro. Ah, è quella strumento là in cima. Visto adesso, bello. Come spengo quella balestra lì? Dio! No! Buona questa! Serve per potenziarmi la Eritil. Sì, la Eritil, la mia spada. Adesso vado avanti, eh.
Due palle! Erace! E lui... No, bro, no! No, cosa ho sbagliato? Non ho sbagliato niente! Merda, dall'alto sembrava una lancia, invece era una mega scione. Bro, ma no! È diventato pazzo! L'unica risposta che mi do è che è diventato matto. Non l'ho trovato in tempo. È come il piromante di Dark Souls 1. Ma palla di fuoco è palla di fuoco, eh. Però è diventato l'ho trovato tardi. Questo è l'oggetto che io do a lei per dimostrare che è morto. No? Grande fabbro di Llewellyn. Con lo scudo sinistro respingi per effettuare un... Bello! E io ero sopra là, no? Sì, sento il rumore del ponte che penzola. Il problema adesso... Il problema è che adesso... Dove trovo Henry? Perché lei aveva lasciato le mollicche di pane per lui. Le devo trovare io? Le devo seguire io invece che Horace. Sapete che forse fa parte della quest che Horace... Che tu lo trovi... Porco di Dio, madonna. Bro, bro, questo è tutto imbracito. Questo è imbracito. È importante che sia imbracito. Questo qua mi droppa Tommy. Ah no, sono tutti imbraciti. Unlucky. Ah. No, no, non va bene sta roba, mi sa, eh. Porca madonna. Tanca il fuoco, sì. Tanca il fuoco. 83 danni sarà dura loro, eh. Bro, però ogni volta che ho ammazzato uno di questi mi davano sempre una ricompensa. Secondo me un paio li devo ammazzare. Benzoli, 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 benzoli. Eh sì, vanno ammazzati. Prova a fare danno con... Provo pass! Il tutto devo farlo all'ombra di un albero.
io sono Forlorn, The Truing Gunner. Un paio di ammazzazzi, Perso l'equilibrio. Oddio no, lo sperma. Mi sa che mi ha potenziato lo sperma. Signore del cazzo, succhiami lo scroto. Non mi aspettavo arrivassero i colpi, Bro, spara qua. Lo sapevo! Lo sapevo! Lo sapevo! Machamp e Alakazam fusi. La fa due volte se lo tira con quella. Bello nemico lui. Bel nemico di merda. Si separa il cuore, poi il cuore attacca. C'è anche di là, Hola. Hola. Porco. Potenti. Com'è che si chiama? Anticamera del vecchio re? Ehi là! Guarda. Guarda. Non... Cioè... Ovvio è brutto dire ovvio. Ma
letteralmente l'unica parete non avvolta da rami. Olà. Là. È un problema questa roba. Bro, mi tankano le mosse. Bro, mi tankano tutto questi. Sono resistenti a tutto il mio arsenale di roba. Il capretto demoniaco qua. Comunque sembra la zona, sembra tipo l'interno della culla del caos. E anche tutti sti fiammi, cazzi. Secondo me qua in giro c'è l'NPC che apprende il tomo, che apprende il tomo che ho trovato sopra. Perché resistono al fuoco, sembrano tipo, adesso io esagero, gli eredi di delle streghe di Protoli. L'abbiamo anche letto, no? L'abbiamo anche letto da qualche parte. Di delle tizie che hanno creato la fiamma, no? E creando e cercando di replicare la fiamma hanno fatto un casino di merda. Oh, ma easy bath. E sti mostri sembrano... Però il ghiaccio a loro fa male. Il ghiaccio. Vedi, quello lì è un demone capra, zi. Questo è un demone capra morto. Bro? Sono loro che hanno, che stanno uccidendo i demoni? E... Perché... Uè! O sono morti qui sti demoni. E beh, bella fireball su una fireball. Ah, immune peraltro, ok. O sono già morti qui. Questi sono banalmente i resti. E quindi è dove nel primo gioco c'è Lost Izalith. Cioè non Lost Izalith, più o meno. Se non fosse che sei un nemico devastante per me, ti giuro che mi piaceresti un botto a livello estetico. Poi quella mannaia loro, tipo. Cioè, siamo in un posto dove qualcuno sta cercando di replicare di nuovo la fiamma? La fiamma proibita, ecco che cos'era.
che si parlava di una fiamma proibita. Si parlava di una fiamma proibita, no? Che sia qui di nuovo qualcuno che sta cercando di fare il matto. Madonna, quanti bivi. Mi serve qualche altra info. Minchia, comunque sono tutte collegate ste zone, eh. Questo è un vero e proprio labirinto. Ho saltato un botto di roba, se ho già trovato un falò, eh. Come si chiama? Questa si chiama la camera del re. Rovine dei demoni. Comunque rimango dell'idea che tutto ciò stia avvenendo nelle stesse terre di Lordran di Dark Souls 1. Sempre più convinto. E tutto questo sta avvenendo nelle terre di Lordran. Come questa ennesima citazione a qualcosa dove siamo già stati? No, allora la teoria è che questo sia il lago di cenere non ha senso. Come fa a essere il lago di cenere? Cioè, di nuovo siamo di fronte a una zona. Di nuovo siamo di fronte a una zona che ancora una volta fa assomigliare a quello che è successo molto dopo nella prima, no? Quindi qua siamo a... Allora, o qualcuno sta cercando di fare quello che è stato cercato di fare dalle streghe dalla strega Izalith e poi dalle congreghe, che hanno a loro volta, l'abbiamo letto prima, dato, no, le informazioni della piromanzia agli umani, ok? Tra virgolette, nella speranza che gli umani comprendessero, quindi hanno tramandato la cosa. Oppure, ma che è sta roba che... queste è dove è avvenuto tutto. Qua c'è un enorme Vermont. Devo farmi sparare mentre lui scappa? È elettrico, per questo è il motivo delle pillole. Mi sta facendo danno, eh? Ah, è qua che devo stare io, dietro sta duna! Ho avuto paura, ma in realtà sto tranquillo. Penso che sia questo il trick. Ah, quindi mi stai dicendo che quella balestra è usata per colpire lui.
Quindi chi ha installato quella balestra vuole questo. Voleva cacciare il verme. Miracolo perduto degli ammazzadraghi. Impali nemici con il potere del fulmine. Questa narra le tecniche degli antichi ammazzadraghi. Essi assumono che per perforare le scale del drago necessario colpire con un fulmine. Ok, questo lo sapevamo. Questo lo sapevamo, derivato da molti anni fa. Oh, Poli, Poli, wow. Poli. Grazie mille, Daudi, per i 20 mesi. Bentornato nel canale. Grazie a Rod Psyduck per la gift. Grazie, Lordone, come sempre. Grazie ad Andre Pet per il 5° mese. Poli, unico amore. Vabbè, troppo buono, amore mio. Grazie a Maxi per la tier 1. Bentornato. Ecco che cazzo, cioè la balestra serviva proprio per quello, cioè è stata installata per quello, per cosa c'era lì. Probabilmente dai tizi qua che stanno a fare esperimenti coi cazzi. Fammi usare il falò invece di andarci a piedi, va là. Capito. E sto procedendo ad andare dalla parte sbagliata, vero? Eh già. Non sono convinto sia giusto che tu mi faccia una presa al cambio dell'angolo. Che questi siano umani corrotti dalla fiamma che hanno imparato / cercato di... Può essere. Può darsi. Quello che so è che io lì ho aperto il muro, no? No, qui ho aperto il muro, ma io posso andare anche di qua. Questa è tremenda come zona, eh. Però ho l'impressione che ci sarà del... Secondo me questi... Boh... Vedi che stanno tutti imbracciati loro? Vedi che hanno tutto l'effetto della brace? Non l'ho mai visto su dei nemici piccoli. L'effetto della brace. Come sui granchi. Capito? Anche i granchi. Forse stando vicini... A questa fiamma si sono tutti... può essere, può darsi. Vicino al centro del nucleo si sono tutti imbraciti del tutto, no? Fai vedere tutta sta zona. Può essere. Come quelli che dovevano sigillare l'abisso che standoci vicino sono rimasti inculati, no? Devo andare nella zona dove prima stavo per pigliare il cazzo dai due ragazzi agli antipodi, eh. Bro, questi sono dei demoni. Questo è il demone... Bro, questi hanno... Non riesco a capire se sono loro che li hanno uccisi. Se sono gli esperimenti sulle fiamme. Non lo so, ma questi sono i demoni del gioco del primo. Non riesco a capire se è una cosa che hanno fatto loro. Sono amici loro e sono morti. O se... Poi queste statue qua, o se hanno usato anche... Stanno cercando anche loro di plasmare la fiamma. Secondo me qualcuno sta cercando di fare qualcosa con la fiamma. Ancora, esperimenti per provare a ravvivarla. Ok. Ovviamente ha creato i demoni. I demoni questa volta, a differenza del primo, non so perché, non so come... Beh, comunque, cioè, raga, ma sti cazzo di muri, ma non ci stanno neanche provando a nasconderli. Oh oh.
No, dovevano nasconderli in realtà, eh. Sua spada! Che danno gli faccio? Anche lui però, eh. Ma anche lui, devo dire. Anche lui. Vagano per il mondo pensato per la lotta contro i demoni del caos. L'attacco spaziale di questo spadone sbilancia pesantemente il nemico. I cavalieri dovettero infatti affrontare nemici di dimensioni enormi. Eh sì. Potenziando probabilmente l'equilibrio e riducendo i danni subiti. Eh sì, ragazzi. Innanzitutto fammi andare lì. È quello, Molto meglio l'attacco a fondo qua, eh. Fammi vedere qua cosa c'è. Cioè, capito? Non riesco a capire se la lore di questa zona è derivata da loro. Questo è fenomenale. Bro, questo è assurdo. Questa è la palla di lava. Qui dentro c'è la palla di lava di Dark Souls 1. Assurda arma. Assurda arma, zi. Vedi cos'è? Loro sono tipo piroma. Sì, io penso che qua qualcuno stia facendo dei merdai con le fiamme. Con la fiamma. C'è qualcuno che... È strano che per tre Dark Souls qualcuno provi a fare menate con sta fiamma de merda. Però ha senso. Prendi le piromanzie del caos di Izalith. Toma la piromanzia, portalo al vecchio. Le piromanzie del caos manipolano la lava e costruiscono la base di tutte le forme di piromanzia sono eccessive. Sì. Qua stanno a fare gli scherzi con... stanno letteralmente giocando con il fuoco qua. Letteralmente però, giocando con il fuoco. Mo vai a trovarlo di nuovo quel muro invisibile di merda. E questi stanno o sono vicini e col fatto che sono vicini stanno tutti imbracciati, hanno perso il controllo, oppure ne sono i guardiani, oppure l'esercito tra virgolette di chi sta operando qua sotto. Però questa roba fa effetto anche in superficie poi. Dove appunto. Però mi domando perché Orace perde il senno se vicino non c'è l'abisso. È diventato banalmente vuoto, cioè non senza... Senza particolari specifiche, diciamo. È diventato vuoto. Fine, Mattia. Niente di più, niente di meno. Loot a spam. Frammenti di titanite. Tutti. Facciamo Big Bro. Tra l'altro, Big Bro, gli faccio un sacco male con questa. È come se lui fosse debole alla magia dell'abisso. Madonna, se ciuccia mana però sta roba, eh. Cioè, mai... Cioè, un cavaliere così penso che non lo troverò mai più nella storia, eh. Ci sta che sia debole in realtà, eh. Perché se lui combatte per... Vedete qua. Un altro. Sono tutti gente. Sono tutti demoni di Dark Souls 1 questi. Tutta gente di Dark Souls 1 ammassata qua. La domanda è perché? Perché però qui sta accadendo questo?
Guarda quante armi di... Eccolo lì. Bella bomber. Questo è il patto con i demoni, vero? Dai, 100-100. Invece no. Azzer. Perché questi sono tenuti in piedi, ste statue? E non sono... Queste statue sono in piedi, le altre no? Bro, ma quanto grande sto posto! Certo che accade questa cosa. Certo. Vedete che qua siamo tipo dentro le radici dell'albero, del mondo, della minchia, del fuoco, cioè, capito? È che non riesco a mettere insieme i pezzoli. Non riesco a mettere insieme i pezzi. Vedi come urlano i bastardi. Ma non devo andare di qua. Vabbè. Ah. Vabbè. Già che sa anche qua. Gemma del caos. Che poi il caos è anche quello di Dark Souls 2. O no? Su Dark Souls 2 non è ben spiegato come si è origine, eccetera. L'unica cosa che sappiamo è che nel DLC di Dark Souls 2 vi è, infatti arriva il mega, l'entrata più tamarra della storia delle entrate tamarre, che è il tizio, non mi ricordo come si chiama, che fa tipo l'entrata io sborro fortissimo rispetto a voi, no? Bene ragazzi, però io penso che voi stiate obiettivamente esagerando. Ho fatto un errore, eh? Già, mi sa che lo pagherò. Ma io combatterò, non mi farò uccidere da voi demoni merde che uccidete i miei amici di Dark Souls 1. Tu direi, ma non sono amici, Poli. Mi rompere il cazzo, ti infilzo, merdoso. Non ho anti-poison, mi sa. Non ho anti-poison. Quindi io combatterò. Ma senza voi. Quindi va. Cosa vuoi fare? Che era sta cosa? Non servi più. L'uomo. Madonna, se è un minchia di labirinto. Devo andare dove ero prima, dove c'erano le statue dei giganti. Com'è che si chiama? Demone toro. Demone capra e demone toro. Demone capra e demone toro. Certo, è certo. Certo che è di qua. Certo che è di qua. E certo anche che voi siete dei grandi bastardi. Bene. E qui? Ah, certo. Certo. Mio Dio, ragazzi. Che ma... Cioè, tankano, stanno cecchinati. Ma in fondo ci sono dei demoni, eh? Ah, anche lui cade, ho capito. Tu sei forte, tu che cadi con noi, eh. Spero che dietro di me non ci sia niente. Perché non avrei modo. Ragazzi, sta a litigare.
basta litigare, ragazzi, dai. Quegli affondi che fai con R2 sono una bomba, eh. Sono una bomba, ne? Buoni, eh. Beh, le zone così col caos, eccetera, mi fanno impazzire. Però queste, parliamone. Ok, avanti. Così almeno ci facciamo questa parte sotto. Vedi che stanno tutti imbraciti loro? A proposito, ehi, imbracciamoci anche per le cure, dai. No. Ah, è di qua. No. Lo fossero di giga. Ah. Come si va lì nella lava? Che schifo! Sono i dispensatori di maledizione! Ah, questi però la soffrono il fuoco, bastardi! Voi vi fa male il fuoco, portate pazienza, mi devo sfogare su di voi, ragazzi miei! Frutto del muschio. Vabbè, sarà. Sì. È un muschio fortissimo. E io come vado lì? Ah, mi devo buttare giù da qualche parte, eh? Ah, questo qua tutto distrutto. Va che i suoi occhi! Va, poveraccio! Guarda! Tutto smolecolato, tutto smontato, tipo. Questo è huge, bro, eh. Questo è tanto forte. Questo è tanto forte, eh. Questo è tanto forte. Il fatto è che per andare... No, capo. Oddio! Ma che cazzo se... Sorige l'ammazza cavalieri. Non l'ho neanche visto, Dio buono. Il fa... Ma sbaglio, tornando indietro, ho trovato un'altra strada. Oh, Poli, Poli, ancora. Poli. Che casin di posto. Merda. Allora, il fatto... Io... No, 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 no! Chilla, bro, chilla, bro, chilla, bro, chilla, bros. Ok. Ok. Ora, io penso che questa non sia la stessa lava che ho visto prima. C'è un modo di accedere all'altra lava. Modo di accedere all'altra lava. E dove mi porti di qua?
Caro amico, ti scrivo, eh. Caro amico, grazie Michelot, grazie per il terzo mese, bentornato. C'è un sacco di esplorare indietro, eh. Un sacco. Ancora. Una. Due scale. So benissimo che c'è un botto di roba da fare dietro, eh. Chill. Sto solamente cercando di collegare i... Guarda te. Dove siamo finiti? Guarda te dove siamo finiti. Io pensavo che tutta quella zona lì sotto fosse un'enorme zona segreta. Oh no. Non ti prego. Non vado guardando, per favore, non posso recuperare vita più, finito botta. Ah, freni, in questo nuovo gioco. Freni, drifti, No, il problema... Adesso mi sa che si fa... Però sta zona è disumanamente... gigante. Cioè, hai capito dove cazzo siamo? Allora, io voglio fare questa cosa. Bro, è gigante sto posto. È gigante, davvero. È enorme. Enorme. Ok? Quindi, sentete. Ci sono un botto di zone da esplorare. Partendo da quella qui sotto. Bene. Quella qui sotto. Il problema è che non ho riferimenti per scrivermi. Qui c'è ok, l'incastro. Non ho riferimenti per scrivermi perché per me queste zone qua sono tutte uguali. Io qua il senso dell'orientamento fa proprio il peggio del peggio. Va bene? Bene. Tu fai quello che pensi che sia giusto. Bene. Abbiamo la zona dove ci sono le statue. La lava a destra, a sinistra, che secondo me si raggiunge o buttandosi da qualche parte. O che cazzo ne so. Di qua. Dottor cazzo. Dottor cazzo. Perché qua... Ma cos'è sta roba? E questa? Un'altra cosa ancora... Mai vista sta stanza? Una stanza così. Bro, io ho l'impressione di aver capito che tutta sta zona è tutta così. È tutta così sta zona. E allora so come si arriva alla lava. Non so se si chiamasse Quelana.
quella che me l'ha dato sul primo. Perché c'era Quelag, che era... Sì, sono tipo della stessa... Non lo so. Contieni Tommy, possono essere insegnati solo da una maestra. Portalo alla vecchia maestra piromante. Io non voglio essere sessista, ma il tizio che segue me è un uomo. Quell'Ana è l'unica strega di Izalith sopravvissuta. Una volta prese con sé un discepolo umano, da quando egli se ne andò non accettò altri. Sì. È il mio capo. È il mio capo. Visto che si poteva arrivare a sta lava. Ok, dovevo testare. Dovevo testare questa cosa, ma era piuttosto ovvia. Porcaccio. Anticamera. Re. Abbiamo da fare. Però abbiamo da fare. Ma poi si vedeva anche da lontano che era lei, tutta distrutta. Anticamera re, abbiamo da fare. Camminata. Lava. Bene. 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 Sono inuccidibili sti nemici. Sì, non si possono uccidere. Ok. Mi sono arrivato da là. Qua c'è il topo. Quindi quella è la lava che io ho visto. Però abbiamo trovato tipo quattro pareti, eh. Ah. Hai capito? Era questa. Qua ci serve un bel editing con scritto, invece che sei morto, sei coglione. Secondo me ci sta molto bene. Ho una missione, e non intendo fallire. Quelle anime si recupereranno. A meno che non siano nel fuoco, a quel punto non si recupereranno mai, ovviamente. Comunque, sono pazzi. Ma io sai che mi sa che io da lì posso scendere solamente le scale. Io devo uccidere sti tizi con calma e provare a colpire le statue. Potrebbero essere a loro volta. Bro, ma sono tutti demoni. Alcuni c'hanno anche gli occhi rossi. Che nemici di merda, bro. Devastanti questi, devastanti. Sì, ma capite che se questi creano dei soli ogni 20 minuti... Sì, vabbè ragazzi, che cazzo è sta roba, dai. Ma che zona è? Ma che zona è? Ma chi l'ha pensata sta cosa? Lo stesso del santuario di Amana, Dio bono.
Un coglione l'ha pensata sta zona. Ma che schifo, ma veramente, ma... Ma tra le peggiori zone di qualsiasi... Guarda che roba! Ma poi ho sentito gente che si lamentava del numero di nemici di Dark Souls 3. Ma stazzate se, di Dark Souls 2, ma siete normali! Ma siete normali! Cioè, su Dark Souls 2 ci sono tanti nemici, su sto gioco loro ce ne sono 10 volte tanto! Boh! Qui ci sono pacchi da 5! Boh! Assassini, veramente, oh! C'è meno gente ad Amana di qua, eh! Poi non li puoi neanche combattere sti stronzi, perché reggono, e reggono un botto, e parano, e contrattaccano, e fanno le prese. Non sono degli scheletrini di merda che li sciotti, sono forti. Certo che preferisci lasciarli, però Dio Madonna. Parliamo nel... Ho sbagliato zona, ma va bene. Git good, grazie Laudret, speriamo che ti esploda boh, la pisa. O il canale, fribute de media. Ma questi qua lo possiamo lasciare lì, che tanto ha l'utilità di un meschino bastardo. Ok, di qua non bisogna andare, che c'è sta il cavaliere nero. E mo bisogna uccidere questi. Buon'anima uccidere questi, però. Buon'anima. Va bene, piccolo proiettile American sniperato. Eccoci qua. Se faccio così, arriva la fiamma. Bro, assurda arma questa, eh. Bro, assurda arma questa, eh. Ma è fortissima sta fiamma, cioè... È proprio quella per i pivelli. Creando altri due soli che fanno... Che sparano frecce. Ragazzi, ma seri, cioè... Guardate che roba! È uno questo, eh. Eccoci qua. Tutti i colpi in bocca presi, tutti quanti. Bro, è uno questo, eh. Questo è un nemico. È un solo nemico questo. No 10, no 12, no 15. Uno. Uno. Solo che c'ha 4 soli che sono delle torrette di livello 5 potenziate a neodimio. Cioè, boh. Non è il numero di nemici, zia, è che quello lì è assurdo. Non è anche il fatto che... Perché lui da solo lo batti. È che appresso c'ha 112 bastardissimi soli. Non tiltare, ma tira che se tilti poi fai peggio, focus. E questi fanno cagare la minchia poi, quelli senza scudo così. Sono delle piattole, tipo. Guarda, li uccidi i bambacchi, li uccidi, questi qua li mangi col burro. Col burro li sconfiggi. So questi che non c'hanno senso. E i soli. Ecco come vanno combattuti questi. Con i proiettili alla ricerca termica. E poi portati via due soli almeno. Neanche uno? Ah, uno. Ecco come si fanno questi. Ora ho capito la dinamica. Dai, top. Dai, sfruttiamo.
assurda spell. Cioè, è fortissima sta spell. Bene. Allora giochiamocela così. Voi giocate scorretto, io gioco scorretto. Lì c'è un sole, eh. Un po' di... E là... Ma quello lì cosa cazzo è? Quello è un demone vagante. Quello è un demone vagante. Io non capisco perché questi... Cioè loro li onorano. Sono tipo i... Come se fossero eroi questi, per come sono messi, eh. Se guardi. Come se fossero degli eroi. Però che senso ha? Cioè... C'è un tizio che cerca di uscire, ma... Là io ci sono già stato. È solo una trappola questa. Ho sbagliato flasca. Ok, però almeno sta zona l'ho chiusa. Questa parte. Lì ci sono stato. Devo andare qua sopra. Ci sono i nemici. E zona già battuta. Quindi in realtà io dovrei andare adesso. Ok. 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 Bene, oh, bene, bene, bene. Anche questa l'abbiamo battuta. Di qua bisogna andare. Io uguale toccherei tutte ste cazzo di pareti. Che veramente mi sembra una zona non solo labirintica, ma è l'ABC dei nascondigli della roba. Se qua fossi... Stavo per dire un Izuka, ma un Izuka credo sia, eh. Ma dai, ma come frammento? Ci hanno veramente fatto la Dark Soul 1 ATA? Hanno veramente fatto la Dark Souls 1 ATA? Veramente? Hanno citato il grande vuoto? Bro, ma sbaglio questo a... Mi sa che racconterà una storia. Eh? Eh? Sbaglio o questo racconterà una storia? Antico catalizzatore usato in tempi molto remoti dalla strega di Izalith e dalle sue figlie. Alla nascita della fiamma del caos... Le streghe divennero in parte anche sciamani. Le stregonere lanciate da questo bastone, che predilige la magia oscura, dipendono anche dalla fede. Aumenta la potenza delle stregonerie per un breve periodo. Queste però è per le robe che non riguardano le piromanzie. Cioè le stregonerie, dopo un paio d'anni ho capito la differenza.
Allora, è il bastone di Izalith. Ma io mi dico, ma sì, ma è possibile che... Ma è possibile che dopo tipo milioni di anni dagli avvenimenti di Dark Souls 1 sia in giro ancora il bastone di quella bastarda strega di Izalith? Io faccio una domanda, ma se lui equipaggiassi... Figo è figo, ma... Te ne va in cazzo alla fine. Cioè, se fossi anche mago, capito, ma... Ah, giustamente, ho fatto tutto. Ma ho le armi equipaggiate al contrario. Aspetta, questa è mano destra. Destra è spada. E sinistra è fiamma. Bon. Detto tutto ciò, in realtà questi li avevo già battuti. Ok. L'ho già battuto, è buona. Quindi la strega di Izalith. Ma come fa la strega di Izalith? Colei che ha manipolato la fiamma? A non poter usare le piromanzie. Perché la vera strega di Izalith, cioè colei che ha provato a riprodurla e ha di conseguenza... No. E creato le piromanzie... Può usare le... Mi permetti di usare le stregonerie, ma non le piromanzie. Perché le piromanzie si lanciano solo con la mano del caos. No, con la fiamma della piromanzia. Tutto a posto, Micio? Eh? Ciao Paolo. È venuto Paolo. È venuto qui Paolo. Ciao Paolino, volevi un abbraccio? Ciao, ciao, certo. Grazie Scorra per il sesto mese, bentornato. Ti tiro a bastone, eh? Però non lo so. Facciamo questo, che mi serve un checkpoint. Che poi... Ehi, calmo. Piano, piano. Piano. Aia. Come ho tankato sto hit? Si fa male questo. Questo sta... Madonna! Questo sta proprio incazzato con i demoni. Come un demone. Però che con i demoni? Oh oh. Ale. Ale. Sei fortissimo, Paolo, sei fortissimo, bro. Ah, ma ora che ci pensi, io qua ci sono già stato. Certo. Vado sulla lavona, no? Vado da dietro gli scheletri. Merda, a me manca cavaliere ammazza cavalieri. Tizio ammazza
cavalieri. Devo trovare lui da ammazzare. Che era un buono, ma mi sa che forse era un NPC. Ma sono stato troppo tempo qua ed è andato fuori di testa. Cosa ne pensi, Micio? Era un NPC? Era un NPC? Eh? Era un NPC? Ti va detto. Eh? Era un NPC? Può essere in realtà. Qua dove vado? Sì, aspetta, boh, orco. Ma non pensi che vi siano posti più comodi dove stare, Paolo? Io apprezzo molto, per carità, ma non pensi che tipo stare sdraiato potrebbe portarti dei vantaggi maggiori? Qua da lì sono arrivato, quindi in realtà la direzione giusta è quella, sì. Sei un bomber, shave like a bomber. Fai shave like a bomber, Paolo. Sì. Ehi là! Comunque io lo dico e poi morirò. Però, secondo me... o io sono diventato bravo a giocare con le cose, o queste fanno cacare rispetto a quelle di Dark Souls 1. Primo... se ti colpiscono, non ti stanno... non ti continuano a fare danno. Secondo... Secondo... non mirano a te. Cioè, non hanno l'aim... l'aim automatico sul tuo pattern di camminata. E terzo, si va nel puzzon. Ah, guarda dove sono, Dio buono. Qua ci sono un po' di strumentoli da recuperare anche. Scriviamo. Strumenti. Lago. E. Cenere. No, nebbia. Varcare. C'è dall'altra parte un portale con sopra tipo un teschio. Io devo andare lì. Secondo me lì c'è il boss, però vabbè. Me lo scrivo che sono le cose che devo fare qui. Prima voglio vedere cosa c'è qui, perché poi è meno 2 all'una. Il Scorra t'ho ringraziato, nel dubbio si va nel Grazing. Ma che facevano qua questi? Non te lo aspettavi il backstabs. Beh, nemmeno io. Ma è successo. E ora la devi pagare. Backstab uguale morire. No raga, faccio al volo sta roba e poi stacco. Voglio solo vedere cosa c'è lì, perché ho paura che veramente anche se gioco domani non mi ricorderò come ci si arriva, perché è obiettivamente lontano. E tu dirai, ma deve prendere la scudatoia di Dendra di Dindra. Non la conosco, zi. E tu dici, ma è facile. Non la conosco, zi. Ma Poli, ma se non la conosco.
che io ho una memoria del io sono geopoliticamente incorretto. Tanto abbiamo capito che bisogna andare dietro a Topo. Io devo ancora trovare Orace, bro. Ah, non è vero, l'ho trovato Orace. È morto. Però l'abbiamo trovato. Ho sbagliato, mi sembra. So che è Luna perché ha suonato il mio orologino. Tranquilli. Va bene, ragazzi. Questa era una gangbang. Io sippo. Voglio solamente vedere che succede dai due tizi lì. Non ci arriverò mai, vero? È un topetignao. Bro, muoio qua. Dai, non dai topi. Un'anima droppata da un topo. Va bene. No, già andato. È dall'altra parte, no? Grazie, Alan. Grazie per il quarto mese, Alan. Grazie mille, amore mio. Thank you so much, Alan. È nozzi, però. Ma non è la stessa, allora? Ah, sì, è oltre la lava, sì. Posto di merda, zio. Ma lì c'è del loot. I've got no loot. Io prima che ho fatto? Prima sono andato di qua. Sono sceso. Le rane mi hanno rotto il cazzo. Io ho rotto il cazzo alle rane. Vi ho cercato. Parete visibile? Sembrava tantissimo, visto che tutte quelle invisibili sono così. Ok, uscita di qua, giusto. 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 Ok, 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 dai. Vi direi che possiamo. Tu dici, Mattia, potevi evitare? No, perché mi avrebbe attaccato ad entrare in volo. Non si stacca. Un attimo. Un attimo. Niente oggi. No, niente, raga, non... la mia testa è stata disconnessa. Dai, facciamo così. Facciamo così, ragazzi. Facciamo un teaser nel prossimo episodio di Poli in the Blind Run. Che per voi, amici di Poli Mavod, è tipo domani. Cioè, però tipo, per invece per chi segue il live è... Oh, a proposito, venite in live a vederlo. Tutti i martedì, Chorklol e via. In the next episode of Poli in the Blind Run. He will face. Oddio, tanca il fuoco questo. Però tanca il fuoco questo.
vecchio re demone. Ma fa ca. Paolo, non adesso. Sbagliato funzione. Un altro! No, è un macello a livello di... Vabbè. Macello a livello di danni. Non conoscevo niente, quindi. Vabbè, dai. Si fa domani. Sì, no, stacco perché domani mattina sono anche in officina da mio padre, ragazzi, capirete. Quindi, dai. Vabbè, dai, si fa domani. Un piccolo incipit di quello che mi affronto. Però in realtà due, tre try si fa. Amici, allora... Spero che anche questo episodio 6 sia andato, vi sia piaciuto. Tantissime cose. Ammetto che c'è stato fatto tanto progress, ma mi sento di aver lasciato indietro un botto di roba.
Nel senso che le catacombe un po' de merda, il castello di Lothric ancora dall'altro Vorno un po' di merda, il forte, no, il DLC manca tutto, l'anticamera del re manca la camminata a uccidere il tizio dei cavalieri, lì nel lago mancano oggetti da raccogliere, insomma vi sarà del backtracking da fare, però secondo me si procede. Poi devo andare anche a trovare quell'altra che gli dico, sorella è morto il tuo amico, cazzi tuoi, insomma. Io, amici miei, vado a farmi una bella doccia e vado al lettuccio. Noi, amici di Polima VOD, ci vediamo tutti lunedì, martedì e giovedì in live su Twitch per vedere la blind run insieme a voi alle ore 21. E se ci sono dei cambi lo comunico su Instagram, che è poli.quizshow. E per tutti voi, invece, amici di Twitch che siete qui, ci vediamo domani alle ore 21, quindi martedì 12 alle ore 21 per trovare il tutto, va bene? Un enorme bacio, grazie a tutti per aver seguito, grazie a tutti per le sub, le resub, follow, refollow, eccetera, 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 e un bacio davvero, grazie ragazzi per la compagnia anche oggi. 25 ore di gioco, penso che siamo a metà? No, manca di più di metà, vero? Manca di più di metà. Godo che manca più di metà? Godo che manca più di metà. Godo. 25%. Eseguo un enorme godimento. Enorme godimento. Anche senza i DLC. Con i DLC sei al 25%. Ma come più della metà? Facciamo 35%. 40. 35 e 40. Senza il DLC stai a 60. Con i DLC sto a 40, quindi un po' meno. Con i DLC sto circa 35. Lo so che finirà, Willy, lo so. Ok, circa 35-40. Lo so che finirà, però dai, tanto non pensiamo alla fine. Pensiamo a che manca ancora tanto, insomma, dai. Vuol dire che mancano circa un'altra ventina di ore almeno. Ma che? 30, dai, 30 ore manca, dai. 30, godo. 30. Ragazzi miei. Di più? 35 famo, dai. 35 si gode, dai. 3-4 settimane ancora e si sgroda, balissimo, bella. Dai. Mancano anche tante parti belle, godo. Minchia, se mancano parti belle, vabbè che quella di oggi, questa zona non è che mi abbia fatto impazzire, però dai. Sì, sì, tanto il Dering dura un paio d'anni, ragazzi, non preoccupatevi, ragazzi miei. Grazie a tutti ancora. Paddy, grazie per questa Prime in chiusura. Ti ringrazio tantissimo, caro mio. Vi lascio, appunto, con il... minchia, 5900 subtonde, peraltro. Grazie infinite, Paddy, benvenuto. Ci vediamo domani. E alle ore 18 con probabilmente a difficult game about climbing e poi Dark Souls. Oppure Balator e poi Dark Souls. Non lo so, decido. Sì, sì, Elden Ring prenderò 3-4 quadernetti. Ragazzi miei, buonanotte a tutti e ci vediamo domani. Vi lascio con questa fantastica host che credo ne valga la pena. Bella!